traduco prima di cominciare l'intervento un piccolo pezzo dell'ultima canzone che avete sentito, dove dice: uccidete mio padre, resiste mio fratello, uccidete mia madre, resiste mio figlio. E così è lo spirito dei palestinesi: ne uccidete uno, ne nasce un altro, e finché c'è un palestinese, quella terra si chiama Palestina. A partire dal 7 ottobre Israele ha ucciso, faccio un po' di numeri perché spesso parlano, 10.812 palestinesi, di cui 243 nelle ultime 24 ore, 4.104 sono bambini, 192 operatori sanitari, 89 i dipendenti dell'UNRWA e 47 i giornalisti, 2.350 sono i palestinesi dispersi sotto le macerie, di cui 1.300 bambini, i feriti 25.408, tantissime le scuole e gli ospedali bombardati e 32 le ambulanze attaccate. Questi numeri parlano chiaro e dimostrano che quello che sta compiendo Israele ha un solo nome ed è genocidio. Come dovrebbe essere chiaro chi sono gli oppressi e chi gli oppressori? Quello che sta compiendo Israele viola ogni legge internazionale, ogni risoluzione dell'ONU. Israele, davanti agli occhi di tutto il mondo, sta compiendo crimini di guerra e contro l'umanità. E nonostante i suoi media mainstream e politici appoggiano senza se e senza ma Israele, ministri israeliani hanno chiesto di utilizzare la bomba atomica su Gaza e nonostante ciò nessun politico ha preso parola. Tutti chiamano Hamas terroristi, ma allora Israele che cos'è? Terrorismo è dir poco per Israele. Dopo tutti questi crimini, nessuno ha il coraggio di chiamare Israele con il suo vero nome, ovvero un regime terrorista, fascista e sionista. In questo mese deve essere ben chiaro che il problema non è Hamas. Ricordo che Hamas è nata nel 1987 e i palestinesi resistono e lottano contro Israele e il suo progetto colonialista dal 1945. Il problema è Israele e la sua occupazione. E fino a quando in Palestina c'è occupazione, fino a che quando vige un regime d'apartheid razzista, in quella terra non ci sarà pace e continuerà la resistenza. E non può esserci pace senza giustizia. E il mio popolo è un popolo sotto occupazione e quindi ha diritto a resistere come crede sia giusto. E non veniamo noi occidentali a insegnare al popolo palestinese come deve resistere. La resistenza in Palestina è unica. Non esiste resistenza buona o cattiva. Siamo un popolo che ovunque lotta per la libertà, per l'autodeterminazione, per il diritto al ritorno dei rifugiati e lì per liberare tutti i prigionieri politici palestinesi. Nelle trasmissioni televisive vengono trasmesse le mamme israeliane che piangono i loro figli, ma non vengono trasmesse le mamme palestinesi che piangono i loro figli uccisi e non rapiti. Sono più di 4.000 i bambini uccisi. E non vengono mostrati i bambini che piangono i loro genitori. Come si fa ad essere così corrotti e venduti? Peggio di ciò che sta compiendo Israele è la nostra politica, è il nostro governo, è la comunità internazionale sporca con le sue menzogne e il suo silenzio. I riflettori sono tutti puntati su Gaza, ma Israele, ricordiamo quello che sta facendo in Cisgiordania, sta commettendo i crimini. I coloni armati fino ai denti commettono veri e propri pogrom nei villaggi palestinesi. Jenin è sotto assedio da vari giorni. Ahdet Tamimi, nel villaggio di Nabi Saleh, è stata nuovamente arrestata in base a delle accuse completamente false. Ahdet Tamimi, come ogni donna palestinese, è il simbolo della resistenza e del coraggio. E ricordo che Ahdet Tamimi è sempre stata la spina nel fianco di Israele per la sua resistenza. E noi palestinesi non vogliamo solo il cessate il fuoco, vogliamo lo smantellamento di tutti i coloni illegali israeliani, vogliamo la fine dell'occupazione e del regime d'apartheid e continueremo a lottare